Benvenuti nel primo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo di cielo azzurro e nuvole bianche. Perché il cielo è azzurro? È tutta colpa di un fenomeno chiamato effetto Rayleigh. Cos'è? È un urto tra un raggio di luce e una particella. Ma facciamo un passo. Nel nostro caso, qual è la particella e qual è il raggio? Vediamo prima di tutto i raggi. Il sole, che è la nostra fonte di luce, emette dei raggi bianchi che racchiudono tutti i colori e inoltre emette anche nell'infrarosso, che è responsabile del calore, e nell'ultravioletto, che è quello da cui ci proteggiamo d'estate quando usiamo la crema solare. Quindi quello che noi vediamo è il bianco, però noi sappiamo che il bianco è l'unione di tutti i colori, il rosso, l'arancione, il giallo, tutti i colori dell'arcobaleno. Che differenza c'è tra i diversi colori? Il rosso è quello a lunghezza d'onda maggiore, mentre i colori come blu, viola e gli ultravioletti sono a lunghezza d'onda minore. Facciamo un passo indietro. Cos'è una lunghezza d'onda? La luce è un'onda. La distanza tra due onde, quella è la lunghezza d'onda. Ogni colore ha una lunghezza d'onda ed è quello che li differenzia. Quando arrivano tutti insieme noi non riusciamo a percepirne la differenza. Quello che succede è che quando incontra le particelle dell'atmosfera, quindi le particelle di aria, che è composta da diversi gas come l'ossigeno, l'azoto, l'anidride carbonica, quando un raggio luminoso incide una molecola, si dà vita all'effetto Rayleigh. Questo non succede sempre, succede solo nel caso in cui la molecola è così piccola da poter essere paragonata alla distanza tra due creste, cioè alla lunghezza d'onda. In particolare l'effetto Rayleigh è un urto elastico. È lo stesso urto che si ha quando lanciamo una pallina contro un muro. Quello elastico perché? Perché torna indietro e nulla è cambiato. Il raggio luminoso incide la particella, non succede niente e viene rimandato indietro. Però perché è azzurro? Perché viene rimandato indietro l'azzurro e non tutta la luce bianca? Perché come abbiamo visto le molecole sono molto piccole e non riescono a prendere tutte le lunghezze d'onda. Quindi qual è quella più probabile? La lunghezza d'onda che viene riflessa con più alta probabilità è quella dei colori con una lunghezza d'onda minore. Come abbiamo visto prima, quali sono i colori di lunghezza d'onda minore? Il blu, l'azzurro, il viola e l'ultravioletto. Secondo questo ragionamento, noi dovremmo vedere il cielo viola. In realtà il cielo è più nel violetto. Noi lo vediamo blu per due ragioni. Uno, perché i nostri occhi non sono abbastanza sensibili da poter percepire l'ultravioletto. I nostri occhi, e in particolare i responsabili dei colori, i coni, non sono in grado di percepire lunghezze d'onda nel viola, nell'ultravioletto in realtà, non nel viola perché noi il viola lo vediamo. Seconda ragione, il sole emette molto meno nell'ultravioletto che negli altri colori, diciamo che c'è una percentuale minore di ultravioletto, quindi alla fine noi vediamo il cielo azzurro. Abbiamo visto perché i cieli sono azzurri, ma adesso dobbiamo cercare di capire perché al tramonto e all'alba vediamo il rosso, vediamo delle sfumature di arancione, di rosa, addirittura a volte. È sempre tutta colpa dell'effetto Rayleigh, ma non solo, ma anche della posizione del sole. Se il sole si trova in testa su in cielo, come a mezzogiorno, il percorso che fa il raggio luminoso all'interno dell'atmosfera è più piccolo rispetto a quando si trova all'alba e al tramonto, che si trova di fronte a noi e deve attraversare tutta l'atmosfera per arrivare a noi. Questo cosa implica? Se arriva da sopra e percorre una distanza minore, allora incontra anche meno particelle. Se invece viene da più lontano e fa un percorso più lungo, incontra molte più particelle. Per cui è vero che quelle più probabili sono sempre blu, viola e violetto, però anche quelle rosse vengono riflesse, è solo che in numero minore. Ora, immaginiamo di avere un dado. Invece di avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, immaginiamo di avere su 4 facce lo stesso numero. 1. Sulle altre due facce i numeri 2 e 3. Se lo tiriamo poche volte, 10 volte, 20 volte, è più probabile, no, che esca 1 e il numero in cui di volte in cui escono 2 e 3 sia trascurabile. Ora immaginiamo invece di tirare il dado 1 milione di volte, 10 milioni di volte, 1 miliardo di volte. È vero che 2 e 3 usciranno sempre meno volte dell'1, perché sono meno probabili. Però
in quel caso non sarà più trascurabile il numero di volte in cui sono usciti. Per cui il nostro 2-3 sono magari il rosso e l'arancione, e quindi nel nostro caso riusciamo a vedere all'alba e al tramonto sfumature di rosso e arancione. All'inizio del video vi ho detto che avremmo visto anche perché le nuvole sono bianche. Le nuvole, quando non sono cariche di acqua per il temporale, sono bianche. Le nuvole hanno una capacità di riflessione, cioè di riflettere quello che le incide, molto molto alta. Loro riflettono quasi tutto quello che gli arriva. È il motivo per cui sono bianche. Ma di cosa sono composte le nuvole? Di acqua. Particelle di acqua, molto piccole. Perché quando ci sono i temporali sono nere o grigie? Perché quando sta per piovere, ovviamente racchiudono molta più acqua. Quindi contengono anche delle gocce di acqua molto più grandi. Questo cosa significa? Che la loro capacità di riflettere, che si chiama riflettanza in fisica, quella diminuisce. Per cui non riflettono tutto e un po' lo trattengono e quindi sono più grigie. Maggiore la loro grandezza, maggiore sarà il diametro delle particelle, maggiore sarà il diametro delle particelle, minore sarà la riflettanza, più luce intrappolata e saranno sempre più nere. Un'ultima cosa. Esistono anche le nuvole non bianche ma colorate. Questo perché? Perché i raggi luminosi non colpiscono prima le nuvole, ma colpiscono prima l'atmosfera che diffonde i raggi. E questo comporta che quando arrivano alla nuvola, arrivano già colorate e la nuvola si colora di rosso o di rosa. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo nel prossimo.